tramite leasing, un affitto cioè per 30, 50, 99 anni, minacciando la sovranità di interi paesi, stravolgendo economie più fragili, di paesi spesso mal governati o corrotti, distruggendo la biodiversità e l'equilibrio di interi ecosistemi, con ripercussioni sociali, culturali, persino religiosi, distruggendo antiche culture e saperi, impoverendo e costringendo all'esodo le popolazioni rurali e violando santuari della natura con la deforestazione per il legname o per estendere le aree coltivabili o per l'estrazione di minerali, perché l'obiettivo non è solo la terra, ma le risorse che essa contiene, a cominciare dall'acqua, fino a una forza lavoro a basso costo. Un fenomeno inquietante, già denunciato da Papa Francesco nella Laudato Si, che si sottrae a ogni regola e di un tale impatto devastante da indurre la Corte Penale Internazionale da inserirlo tra i reati ambientali più gravi, più colpita soprattutto l'Africa. Per molti analisti rischia, come nel periodo coloniale, una nuova spartizione. Anna Pozzi, giornalista di Mondo in Missione e scrittrice, è un'attenta, profonda conoscitrice dell'Africa, meta di suoi viaggi e di reportage. Anna Pozzi, quanto è grande questo fenomeno? Che cosa significa? Che cosa implica anche? L'Africa è il continente che è maggiormente interessato dagli accordi per l'accaparramento delle terre, che significa contratti di leasing che possono andare dai 30 ai 99 anni, sia in termini numerici, cioè il maggior numero di accordi, sia in termini di estensione. Oggi l'accaparramento della terra in Africa significa non solo mettere le mani sulla terra, ma mettere le mani sulla vita della gente. È proprio una questione di diritti umani, una questione di giustizia, una questione di futuro. Perché le popolazioni africane che si trovano già per altre ragioni, in questo momento ad esempio la siccità gravissima, la carestia che sta colpendo le regioni orientali, il Corno d'Africa, con quasi o più di 17 milioni di persone che soffrono la fame. Quindi il tema del land grabbing si intreccia al tema delle carestie, al tema delle responsabilità umane, quindi di leader locali e anche di governi stranieri o di multinazionali che mettono le mani su questa terra, significa appunto violazione dei diritti umani, del diritto della gente di vivere sulla terra ancestrale, quindi c'è anche tutta una dimensione culturale e identitaria legata al rapporto con la terra, che è terra madre, anche perché mi dà l'identità di appartenere a questo luogo. E c'è, come dire, la gente del posto che è nata, è cresciuta, che ha i propri antenati seppelliti lì, non solo si ritrova senza terra e quindi senza risorse di prima necessità, ma si ritrova appunto spesso cacciata via anche con la forza o con false promesse da quello che è proprio il suo territorio, il suo luogo di origine. Anna Pozzi, ci si può domandare, ecco, perché l'acquisto di queste terre? Da parte di chi? Perché le vogliono? E perché poi gli stati le vendono, deprivando poi le popolazioni? Perché le popolazioni le mandano via? Cioè, si dice che impongono monoculture che servono per sfamare, non so, per dare maggior capacità di cibo, non so, alla Cina piuttosto che all'India, piuttosto che dare ortaggi freschi agli Emirati Arabi. Ecco, sotto che cosa c'è, ecco, di questi equilibri del mondo, insomma? Ci sono sia interessi privati che interessi pubblici nell'accaparramento della terra in Africa come altrove. Sono soprattutto soggetti privati quelli del Nord America o dell'Europa occidentale, quindi grandi multinazionali in genere, che fanno questi contratti di leasing, non sono dei veri e propri acquisti di enormi estensioni di terra. Mentre il settore pubblico è molto presente per quanto riguarda per esempio i paesi del Golfo, piuttosto che la Cina, Singapore, eccetera. Altri paesi che investono molto in Africa e nella terra sono per esempio Brasile, Malaysia, Singapore. È un po' tutto il mondo che è interessato alle terre africane. Per quale finalità? O per monoculture da esportazione, sia di generi di prime necessità come il grano, sia per esempio, mi vengono in mente le rose o i fiori dell'Etiopia, che sono delle enormi monoculture che spesso vengono prodotte ad esempio da aziende indiane che producono in Etiopia
che esportano in Olanda, e dall'Olanda questi fiori vengono distribuiti in tutto il mondo. C'è veramente una globalizzazione attorno alla rosa che poi riceviamo magari in dono per un'occasione, per un anniversario. Quindi il land grabbing è un po' trasversale, il controllo della terra significa il controllo di tutto quello che c'è su quella terra. Molto spesso appunto si produce per la sicurezza alimentare dei paesi che fanno i contratti di leasing, a discapito della sicurezza alimentare della popolazione che ci vive. Qualcuno si potrebbe domandare, vanno lì, portano benessere, la gente coltiva la terra, guadagna. Questo è uno dei discorsi che fanno molti governi locali. Dicono che bisogna modernizzare l'agricoltura, e questo è vero, l'agricoltura in Africa è ancora molto legata all'agricoltura di sussistenza di carattere familiare e quindi è estremamente fragile, perché succede una qualsiasi cosa, crolla subito tutto. È però legata anche a un sistema di infrastrutture che sono totalmente inadeguate, per cui le famiglie producono poco perché poi non hanno la strada, il mezzo di trasporto per andare a vendere altrove, quindi le due cose si legano strettamente. E allora va bene dire ok, modernizziamo l'agricoltura, c'è veramente un grande bisogno di modernizzare l'agricoltura in Africa, ma poi i governi dovrebbero mettere a disposizione anche gli strumenti, appunto le infrastrutture per farlo. Di fatto quando affittano queste enormi estensioni di terra a gruppi di interesse stranieri, difficilmente questi investono per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. Se danno lavoro, lo danno in misura piuttosto insignificante rispetto a quella che è la manodopera del posto e rispetto a quello che tolgono. Per cui tolgono terra, tolgono risorse, tolgono la possibilità alla gente di coltivarsi il proprio campo e non danno adeguatamente in cambio. E non necessariamente lasciano delle condizioni appunto lavoro migliori, perché non offrono strumenti, spesso sfruttano in maniera intensiva la terra, per cui poi la rendono sterile. E anche quindi quando se ne vanno, la terra che lasciano non è terra che continuerà a dare frutto. E ci sono tutta una serie di implicazioni anche appunto non solo di tipo economico, ma anche di tipo appunto culturale e addirittura religioso. C'è un caso di conflitto, ci sono molti casi di conflitto legati a questi, perché comunità espropriate della propria terra si trasferiscono altrove ed entrano in conflitto con le popolazioni che sono su quel posto perché gli vanno a occupare la terra. Recentemente in Sierra Leone, per esempio, c'è stato un conflitto fra due comunità perché una espropriata della terra ha cercato di andare a seppellire i propri morti sulla terra dei vicini e questi si sono rifiutati. Quindi le implicazioni sono veramente infinite e spesso portano a delle situazioni che poi si degenerano. Le ondate di migranti che approdano le nostre coste, molti, tantissimi, provengono dallo Zambia, dall'Etiopia, dal Ghana, dal Madagascar, dal Mali, dal Mozambico. Li chiamano migranti economici. In verità sono i profughi della terra, perché questi paesi sono tra i più colpiti dal land grabbing. Un'altra faccia delle migrazioni di gente che a prezzo di viaggi disperati cercano di raggiungere l'opulento nord del mondo, perché hanno perso il loro paradiso, hanno perso la terra madre. Ma sono tanti i paesi dell'Africa, dell'America Latina e anche dell'Asia vittime dell'accaparramento delle terre coltivabili, a essere depredati del legname, delle risorse minerarie, un saccheggio spesso favorito da governi fragili e impotenti, o corrotti, o guidati da padri padroni che perpetuano il proprio potere, un fenomeno che lascia nel tessuto economico e sociale dell'agricoltura familiare, spina dorsale del continente, infisciando le enormi potenzialità dell'Africa, come dimostrano gli sforzi e lo sviluppo di tanti altri paesi africani. A questo punto ci si domanda, ma perché gli africani non reagiscono, insomma, non prendono in mano il proprio destino, ma subiscono queste sovrastrutture, insomma, il fatto di non poter scegliere? Diciamo che ci provano in molti contesti, e sempre di più anche con strumenti nuovi, più moderni, no? Legate per esempio a nuove tecnologie che stanno creando anche maggiore consapevolezza dei propri diritti tra la popolazione. Però è vero che in molti paesi ci sono dei governanti o che si perpetuano al potere o che se lo trasmettono di padre in figlio, che hanno creato delle situazioni per cui mantengono la popolazione per esempio in uno stato di livello di istruzione molto basso e in uno stato anche di povertà,
per cui uno deve preoccuparsi in prima istanza di che cosa mangerà domani, e difficilmente uno che ha un problema di riempirsi la pancia andrà in strada a protestare, anche se ci sono stati tanti di questi casi. E comunque questi governanti hanno delle grossissime responsabilità anche per quanto riguarda proprio il controllo della terra. Il controllo della terra è un elemento fondamentale che dà potere, e ci sono delle famiglie che hanno ereditato in maniera veramente nefasta questa mentalità di accaparramento della terra dai regimi coloniali. Fanno esattamente quello che facevano i loro oppressori, e lo fanno però in questo caso nei confronti del loro stesso popolo. Ci sono delle famiglie che sono famiglie ancora al potere in diverse parti dell'Africa, che detengono, possiedono delle estensioni di terra enormi, pari a intere regioni italiane, e su queste terre ci fanno quello che vogliono: sfruttano la gente, non la pagano adeguatamente, non concedono alla gente di avere accesso alle risorse. Quindi ci sono delle grossissime responsabilità internazionali, ma ci sono anche delle grandi responsabilità locali, legate sia ai leader politici ma anche ai leader locali, perché c'è anche un sistema di gestione tradizionale della terra, consuetudinario, che fa sì che la terra è di per sé di tutti, ma poi in realtà è del più forte in alcuni casi, è del capo. E quindi questo spesso i capi fanno il bello e il cattivo tempo, e non necessariamente a vantaggio del bene comune. Anna Puzzi. Però anche qui ci sono sempre, come dire, dei segni di speranza, insomma, altrimenti, ecco, che alla fine le comunità indigene soprattutto stanno diventando sempre forse più attente, insomma, a questi fenomeni, e difendere la propria terra, insomma. E questo va sia dall'America Latina fino all'Africa. Io credo che le comunità indigene dell'America Latina sono veramente molto all'avanguardia da questo punto di vista, hanno una grandissima consapevolezza del terra madre, appunto terra che non solo dà da mangiare, dà frutto, ma terra che è parte della mia vita, che mi dà futuro, che definisce la mia identità, l'appartenenza comunitaria e così via. In Africa questo lo si sente molto meno, anche se sta crescendo la consapevolezza. In Africa sta crescendo la consapevolezza anche delle chiese, ma da questo punto di vista credo che sia stato Papa Francesco, con l'enciclica Laudato Si, che ha dato veramente il là, ha dato uno slancio, una spinta forte, perché anche le chiese locali e la chiesa continentale, quindi il SECAM, si facesse carico di questa grandissima sfida, che appunto non è semplicemente una sfida ecologica, è proprio una sfida dei diritti umani, della giustizia e del futuro di tutti quanti. E allora sono stati già fatti almeno un paio di simposi significativi, un primo a Nairobi a livello appunto continentale, dove c'erano rappresentanti di svariati paesi africani e non solo, che si sono confrontati su questo tema e hanno fatto un documento anche molto forte, che punta il dito contro i grandi della terra, dal G8, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, che hanno un peso importante rispetto a questi fenomeni di land grabbing, ma anche puntando il dito contro gli stessi governanti africani, che non fanno il loro dovere, non si prendono le loro responsabilità e non agiscono in termini appunto di giustizia e di equità. E d'altro canto però hanno spinto anche le chiese locali a fare la loro parte partendo dal basso, quindi sollecitando anche le comunità locali a rendersi più consapevoli del patrimonio di cui sono anche custodi. E allora lo scorso anno in Ghana c'è stata una conferenza, anche lì promossa dalla chiesa locale, che aveva lo scopo innanzitutto di creare maggior consapevolezza all'interno della Chiesa e poi di spingere la Chiesa a fare un'azione di lobbying nei confronti invece delle autorità civili, delle autorità dello Stato, affinché ciascuno appunto faccia la propria parte. In Occidente ci si rende conto dell'importanza dell'Africa da questo punto di vista, perché se è importante la foresta amazzonica, altrettanto la foresta equatoriale. Allora, invece di essere indifferenti o addirittura complici dell'accaparramento delle terre, della distruzione poi anche delle foreste per avere sempre più terra, ecco, ci si rende conto che sono indispensabili alla vita, non dell'Africa, ma di tutti noi, del pianeta, insomma?
Ci si rende conto, ma si fa finta di niente, credo. C'è una grossa responsabilità da questo punto di vista. La foresta del Congo, per esempio, è un polmone ferito. Ed è un polmone ferito da tanti punti di vista. Un po' perché si porta via continuamente in grandissime quantità legno pregiato. Un po' per il disboscamento selvaggio fatto dalla gente comune. La gente comune, anche solo per prepararsi da mangiare o per per riscaldarsi, va e si prende la legna dalla foresta e non c'è nessun controllo, o se c'è un controllo o se ci sono delle regole non vengono applicate, o c'è un livello di corruzione tale che fa sì che la corruzione passi sopra qualsiasi regola e a qualsiasi legge. Ma questo fenomeno di disboscamento, anche per il piccolo commercio locale di legname per il riscaldamento e per la cucina, sta veramente devastando ettari e ettari di foresta che sono fondamentali per far respirare il pianeta. È veramente qualcosa su cui c'è poca consapevolezza e non si fa praticamente quasi nulla, oltre a tutto quello che si ruba in termini, come dicevo, di legname pregiato, che poi questo viene commercializzato in giro per il mondo. Sono poco conosciuti, eppure sono tanti, in America Latina, in Africa, in Asia. Vengono chiamati martiri del creato, come Suor Dorothy Sting, americana, 73 anni, uccisa nel 2005 in Brasile. Una religiosa, dolce e coraggiosa, che difendeva le popolazioni indigene dalla deforestazione della foresta amazzonica. O Berta Caceres, honduregna, uccisa nel 2016, coraggiosa leader dei movimenti popolari indigeni a difesa delle loro terre saccheggiate dalle estrazioni delle materie prime. Come padre Vincent Maciozzi, ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, difensore della popolazione Nande, vittima di atrocità nel conflitto alimentato per il controllo delle risorse naturali del Kivu, soprattutto del prezioso coltan. Alcuni nomi di una lunga scia di sangue per il Global Witness sono: nel 2015 sono stati ben 185 i caduti per la difesa del creato e dei diritti dei più deboli. Papa Francesco ci ha stimolato tantissimo, credo, attraverso l'enciclica Laudato Si, a una riflessione non solo di tipo appunto ecologico, ma di tipo di giustizia. Questi martiri dell'ambiente sono i martiri appunto per la difesa non solo della terra, dell'ambiente, degli alberi, dell'aria, ma sono martiri per la difesa della vita su questo pianeta e di una vita dignitosa per tutti, di una vita vera, di una vita in cui ciascuno possa esprimere il proprio essere persona all'interno di una comunità in maniera solidale, in maniera equa. Quindi questi discorsi sono dei discorsi veramente trasversali e che interpellano le grandi assise internazionali dalle Nazioni Unite, eccetera, ma interpellano anche le comunità dal basso. E credo che a tutti i livelli si debba agire perché ciascuno faccia la sua parte, anche tantissimo dal basso. Io ci credo molto nel lavoro dal basso, perché partendo dalla comunità, dalle singole persone che insieme prendono consapevolezza del rispetto della natura, che significa anche rispetto di sé e rispetto del vivere insieme una relazione giusta, significa anche poi portare alle istanze più grandi delle domande e delle richieste e anche, come dire, spingere quelle che sono i governi, le Nazioni Unite e così via a fare la loro parte. In un mondo in cui l'1% della popolazione detiene il patrimonio del rimanente 99%, ma vivremo tutti necessariamente male. E quindi è vero che c'è questa ansia predatoria che continua a coinvolgere moltissimi, ma è un'ansia che ci porta appunto a un mondo sempre più ingiusto, mentre sempre più diseguale, e dove non potremo che vivere peggio. Quindi l'unica cosa è svegliarsi, come dice Berta Caceres, svegliamoci umanità. Ma ci sono tantissimi semi di questo risveglio, ma ce ne sono veramente tanti semi di questo risveglio. A volte siamo noi che non li vediamo o non gli diamo abbastanza importanza, o perché si trovano in Africa, Asia, America Latina, pensiamo che siano altrove, ma fanno parte di questo nostro mondo comune, di questa nostra casa comune che tutti insieme dovremmo appunto custodire. Ma sono tantissime le persone che a livello individuale, ma soprattutto a livello comunitario, stanno portando avanti queste battaglie, stanno portando avanti queste lotte. E l'esperienza di Padre Dario, l'esperienza di Picchia, che di una piccola comunità che ha vinto una grande battaglia, anche se occorre essere ancora molto vigilanti, questo è un grandissimo segno di speranza, che con tanta determinazione e anche con
fatica, con momenti di fallimento e in periodi anche lunghi, però portando avanti queste battaglie poi si ottengono anche dei risultati. Domenica prossima, appuntamento con la storia di padre Dario Bossi e della sua piccola comunità amazzonica, che hanno condotto un'epica battaglia, come Davide contro Golia, contro una potente multinazionale del ferro. Un esempio che la storia si può cambiare.